Questa volta mi sono spinta oltre. Dopo Kylie Jenner, dopo Julia De Lellis, ho copiato lei. Ricca, bellissima, famosa per essere famosa, non so cosa voglia dire. Vabbè, tanto ho già spoilerato tutto nel titolo. Cori di angeli in sottofondo, Kim Kardashian. Difatti, l'altro giorno ho fatto un sondaggio sul mio profilo Instagram chiedendovi chi stavo copiando in questi giorni, dato che vi avevo messo una foto del mio viso e quindi potevate già capire più o meno a chi mi stessi riferendo. E due di voi hanno indovinato. Solo due di voi. Vabbè, lei è inimitabile, mettiamo le mani avanti, facciamo questa premessa iniziale perché altrimenti ce ne laviamo le mani e io vi saluto subito. Scrivetemi qua sotto nei commenti se questo tipo di video vi piace, se lo volete rivedere, mettetemi un like, soprattutto così posso capire. Se non volete aspettare settimane, settimane, settimane prima di rivedere un video del genere, e anzi, alla fine di questo video annuncerò la prossima celebrity che ho deciso di copiare. Quindi iniziamo subito e la primissima foto della Kim mondiale è stata questa qui. Analizziamola, quindi ci vorrebbero gli occhiali a mo' di professoressa. Che hai anche, Cri? Solo che sei pigra e non li vuoi prendere. Ha tutta una serie di rose bianche qui sul davanti, capelli bagnati, ma credo che sia più una spuma, un gel, un qualcosa che le hanno messo, e tutti all'indietro. Ma la cosa più difficile, e lo so che lo state pensando, è il trucco, questo mega contouring ben definito, scolpito ovunque praticamente, pure dentro al naso c'è il contouring Kim Kardashian, chili di cipria, baking ovunque, e sapete che io odio il baking con tutto il mio cuore. Massi mi ha aiutato anche a fare qualche ripresa di backstage, anche se per tutte le foto, se non sbaglio, sono andata di autoscatto. Inizialmente non avevo proprio alcuna idea né della location né di come avrei fatto, ma il buon Giovanni Mucciaccia ci ha insegnato che si può creare tutto dal niente. Quindi questo è quello che ho combinato. A livello di preparazione, a parte il make-up, è molto molto semplice perché l'unica cosa che mi servirà è un pacco di rose bianche. Quello che adesso dobbiamo andare a fare è appiccicare queste rose al mio reggiseno. Ora che siamo diventate anche delle fioraie, possiamo assemblare il tutto quasi fatto. Guardate. Sono state posizionate, l'unica cosa che manca, fortuna che mi devo lavare la testa, sono i capelli bagnati. Sono Kim Kardashian. E penso di aver passato più tempo ad appiccicare le rose che a fare la foto, però sono molto contenta del risultato, anche se devo dire che prima che il mio grafico Filippo, lo ringrazio, che mi sopporta tantissimo in questi giorni, mi ha supportato, mettimi questo sfondo, mettimi quest'altro, vi lascio il suo Instagram qua sotto. Prima dell'aggiunta appunto dello sfondo, che sono appunto delle rose, tutte così, sembravo più finta di non si sa che cosa. Sarà che le luci, il contouring hanno fatto un effetto boh. Però sono molto contenta e vi metto le due foto, oddio, sembro un'egiziana, mi metto le due foto a paragone. Grazie al contouring il mio naso è quasi sparito, è diventato uno stuzzicadente. Come avete visto, ho scoperto dopo decenni come fare, no, vabbè, decenni no, ad imparare a fare il contouring al naso, perché veramente prima era una macchia arancione così a caso. Come vedete, sono ospiti, guest star in questo video, le rose che ho utilizzato. Ma devo dirvi che fra le varie foto in cui lei appunto aveva queste rose, ce n'era un'altra in particolare dove lei era di schiena, che insomma è un po' indecisa fra queste due, quindi mi sono detta: ma già che ci sei, fai anche quella. Fra le due non saprei scegliere quale
sia la mia preferita, fatemelo sapere voi qua sotto nei commenti e spostiamoci subito alla seconda foto. Ho scelto una foto a figura intera. Sì, lo so, mi sono fatta del male da sola. Lei è semi sdraiata, una mano appoggiata a terra e con l'altra tutta così, no, tipo sì, con l'altra si regge la testa? Non lo so. Quella è in costume, ma sapete che noi ci arrangiamo con qualsiasi cosa e quindi vi lascio a quello che... Come primo step direi di andare a coprire questa faccia cadaverica e di fare il mega contouring di Kim. E voilà, le magie del make-up. Adesso che siamo pronti a livello facciale, devo fare una cosa che odio profondamente, saranno 10 anni che non la faccio, ed è piastrarmi i capelli. Questo è quello che ci servirà. Mega mutandoni neri, anche se l'è il costume, ma qui ci si arrangia. E poi invece della fascia utilizzerò una maglietta nera che legherò proprio per simulare quello che è lei. Questo sarà il mio set autoscatto anche oggi, è tutto pronto. Qui c'è un casino, ma tralasciamo. Ho appena finito ed ero convinta che fosse una delle foto che richiedeva più tempo di realizzazione, invece ci ho messo neanche un quarto d'ora. Non so dirvi se sia venuta bene o male, ve lo dice la Cree del futuro. Io ancora una volta non mi so spiegare come queste persone riescano a far venire foto così, in un secondo. Cioè, ti siedi, scatti, hai fatto, sirena, madonna. Mentre noi come i mortali dobbiamo stare tutti tirati, la testa alta, la schiena dritta e a pezzi nel mio caso, il braccio tutto stile contorsionista, ma non c'è una foto che sia semplice, facile, dove io sto così con la mia panzetta, niente. Però tutto sommato non è venuta malaccio, calcolate che io sono alta 1,0 m e quindi non è proprio longilinea la figura e quindi non siamo propriamente uguali, fosse l'altezza la differenza che c'è fra di noi. Papino, sto registrando un video. Come sempre scrivetemi qua sotto, io li attendo, i vostri commenti, i vostri pareri e cosa ne pensate fino a questo momento, perché adesso, sto gesticolando tantissimo, passiamo alla terza foto. Passiamo ad un primo piano, perché ok che lei è Kim, però io sono K, più di tanto non posso fare, quindi una foto a figura intera, poi... Ciao, va bene così? Va bene. Come sempre lei è una stra... Però la maggior parte delle foto che lei ha sono o di bassa risoluzione o scatti fatti da, non lo so, non fotografi comunque. Quindi è stato un pochino difficile trovare primo piano in HD. Però ricrearla è stata decisamente meno difficile. E rieccoci, altro giro, altra corsa. Per questo look serviranno 2 pugni negli occhi, scherzo. Uno smokey eyes super 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 nero, super calato, coda tiratissima e altissima e il lupetto che hanno tutte nell'armadio ma che nessuno usa mai. Perché alla fine bastano 2 cose per diventare Kim, mica tutti i soldi che ha lei. Questo non mi dispiace affatto, anche se il 90% di tutto lo fa il trucco. Immaginate questa foto di me struccata. Ma andiamo avanti e scorrendo giù nei meandri del suo profilo, arrivando tipo fino al 2015-2016, ho trovato questa. Total white, rossetto rosso e capelli sciolti leggermente mossi. Mi sono detta, ok, si può fare. Ho i capelli in posa? Per questa foto ci serviranno innanzitutto non questa faccia, una tuta bianca, e sono molto felice di ciò perché sapete che il mio mood pigiama è per la vita. Una giacca bianca e un top bianco, quindi total white. Questo è un po' sgualcito. Sì, resistete ancora un po' perché adesso mi cambio. Comunque la location è un divano ad L e guarda un po', questo è proprio perfetto, quindi io sarò posizionata in quel punto. Questo è l'outfit, l'unica cosa, a parte la maglietta spiegazzata perché appunto era un top e non era una fascia, sono questi raccettini qui che ci terremo e va bene così perché non possiamo avere tutto identico spiccicato. I capelli sono venuti diciamo all'80% di come me li ero immaginati.
Anche oggi niente autoscatto, quindi dovrò far tutto completamente da sola. Quindi ci proviamo. Incrociamo le dita, incrociatele anche per me. Mettete un like nel frattempo. Vediamo che cosa riesco a combinare. Mamma mia, ragazzi, ho finito veramente. Sembrava facilissimo, invece. Però anche per questa foto qualcosa è uscito fuori. Vediamo. Lo sapete che sono una perfezionista e la prospettiva innanzitutto è totalmente sbagliata. Però nonostante questo, nonostante l'autoscatto e nonostante il mal di schiena, immancabile mal di schiena, il risultato è soddisfacente. Dai, non mi posso lamentare. Credevo che venisse tutto malissimo perché lei veramente sta qui e io nemmeno mi vedo. Scrivetemi ovviamente che cosa ne pensate ed è arrivato il momento di fare l'annuncio, sempre stile TG, della prossima celebrity che andrò a copiare. Rullo di tamburi. Lo so, mi diverto. Chiara Ferragni. Allora, siamo totalmente diverse a partire dai colori, perché lei è bionda, occhi azzurri e poi è magra. Cioè, io sono un po'. Come vi ho detto all'inizio del video, ho già la parrucca bionda che mi aspetta. Devo soltanto attendere di ricevere i vestiti che mi servono per fare tutto l'ambaradam. Però continuate a scrivermi quale vorreste che io copiassi appunto in uno dei prossimi video. Vi mando un bacione e ci vediamo appunto al prossimo.